Ho sentito parlare di YouTube. Vediamo che cosa propone. Allora, auto e motori. No, per niente. Umorismo. Potrei, ma non lo faccio apposta. Intrattenimento. Forse. Però direi qualcosa di più. Film e animazione. Ma è un filmato. Non è neanche animato. No. Giochi. Ma stiamo scherzando? Fai da te e stile. Ah, sì, certo. Volete vedere l'ultima collezione? Insomma, ecco a voi il modello. Andriade, insomma, altro che pelle liscia, altro che pelle priva di peli. Adesso la pelle vuole la corteccia. Volete, guardate, anche le dita. Tutto quanto sarà coperto della corteccia. Copritevi di corteccia. No. Non profit e attivismo. Ma non sono impegnate in queste cose. Persone e blog. Io sono metà donna e il blog non lo tengo io. Animali. Sono metà donna ma non sono metà animale. Sono metà albero, vedete, vedete? Vedete che sono metà albero? È corteccia questa. Corteccia, ok? Andiamo avanti. Scienze e tecnologie. Tecnologie no per niente. Per la scienza potrei dirvi un po' come funziona il mio organismo, però lasciamo stare. Sport. Ma siamo diventati matti? Il mio sport è solo far crescere le foglie. Viaggi ed eventi. No. Insomma, YouTube non mi propone niente che mi possa interessare. E se non lo propone a me, figuriamoci a colei che mi ha creato, che di solito sì, ha fatto dei video, anche diversi, anche magari alcuni dove faceva l'attivista. Però, quei video di pittura, l'ho vista che metteva intrattenimento. Un po' più di differenziazione, no? Insomma, non può andare bene la parola arte, o magari anche arte visiva. Meglio arte perché comprende molte cose, ma insomma, YouTube, pensaci tu.